Dunque, ha prevalso il buonsenso. Con la proposta di venerdì scorso del direttivo DB si sarebbero giocate 3 partite, lasciandone 2 per la coda finale. La contemporaneità sarebbe stata garantita solo per le ultime 2 gare. Nel corso invece della successiva assemblea DB si è deciso correttamente di accettare l'indicazione della federazione, sospendendo subito il torneo per poi disputare le ultime 4 in contemporanea, con le gare in precedenza rinviate e recuperate. Ci riferiamo a Pescara Entella in programma martedì 27 aprile alle 14, a Pordenone Pisa, che andrà in scena invece sabato 24 alle ore 16. Di contro non è stata ancora fissata la data del terzo recupero Empoli-Chievo. Di certo una soluzione che garantisce la trasparenza e la regolarità del campionato. Per il Pescara, la cui situazione contagi è rimasta fortunatamente invariata, sarà un vero e proprio tour de force. 5 partite in 14 giorni, nell'ordine Pescara-Entella martedì 27 aprile, Cosenza-Pescara sabato 1 maggio, Pescara-Reggiana martedì 4 maggio, turno infrasettimanale, Cremonese-Pescara venerdì 7, Pescara-Salernitana lunedì 10 maggio. Nel frattempo, nuova tegola per Gianluca Grassadonia. Si è infatti fermato Daniele De Sena a causa di un problema muscolare. Il centrocampista ex Brescia è in dubbio per la partita contro l'Entella. In chiave play-out, la vittoria dell'Ascoli nell'anticipo dell'ultimo turno sul campo della SPAL ha complicato ulteriormente lo stato delle cose. Con le sconfitte di Reggiana e Cosenza, oggi non ci sarebbe alcuna possibilità di spareggio salvezza. Sono infatti 5 punti di vantaggio dei bianconeri sui calabresi. Sotto la gestione sottile, l'Ascoli, che a gennaio ha cambiato pelle, è stato capace di conquistare 31 punti in 20 giornate, media di 1,55 a gara. Se ci pensiamo, la prima grande anomalia di una stagione scellerata è già perché dopo la salvezza centrata all'ultimo respiro dello spareggio di Perugia si è inopinatamente deciso di liquidare chi aveva centrato l'obiettivo per ingaggiare invece chi era retrocesso.